Abbiamo sempre dato il nostro input e abbiamo rassicurato gli internati che quanto prima se ne vanno, meglio per noi, forse per la società. E ci sono alcuni che veramente hanno terrore di andare fuori, si preoccupano, tant'è verso qualcuno dice ma quando lui, io dove vado? Quindi bisogna fare anche un'opera di persuasione, non ti preoccupare, qualche struttura si troverà, perché anzi addirittura alcuni per rendersi più sicuri dicono che non chiudono, ma non è possibile con queste strutture. E noi dove andiamo? Quindi hanno dei problemi. La dismissione è molto lenta, io pensavo che diciamo si arrivava al fatidico 31 marzo con qualche internato, invece non è così. Cioè, si è molto resistenti a metterli fuori, le ASL sono molto, molto, molto caldi, vengono dentro, li controllano e se hanno un minimo dubbio non li prendono e qualcuno, c'è pure qualche fallimento intendo che li mettiamo fuori, vanno presso le comunità e poi ci rientrano un'altra volta perché magari, non lo so, hanno delle dinamiche diverse, delle strutture diverse, perché come voi sapete meglio di me, i malati di mente, a differenza dai quelli che stanno meglio, a maggior ragione hanno bisogno di molto spazio e hanno bisogno di essere impegnati tutta la giornata. Se voi non avete strutture adeguate, non avete spazi per poterli, diciamo, far fare qualche cosa di utile, avete problemi di notte, perché di notte è un problema grosso. Questa storia della presa in carica degli internati non nasce da oggi. Da oggi perché c'è stato imposto, perché forse sono stati minacciati dalle autorità politiche e dalla magistratura, però qualche anno fa, già quando è uscito il DPR 230 del 2000, sarebbe il regolamento di esecuzione del trattamento penitenziario, ma già prevede che quando gli internati vengono portati nell'OPG, immediatamente la direzione ha segnalato l'ingresso di queste persone alle ASL competente per prenderli in carica e quindi seguirli man mano, di volta in volta, proprio per fare in modo che quando la pericolosità di questo soggetto veniva meno, potevano essere accolte e quindi però controllati sul territorio. Ma questo, i primi anni sono un po' Salerno li seguiva, ma le altre sono state molto molto resistenti e quindi qualche internato è stato dimesso, ma non preso da queste ASL della campana, è stato preso addirittura, qualcuno è andato a Cuneo oppure a un'altra regione.